Qual è la tua religione? Cristiano. Cristiano tu? Cristiano. Io sono musulmano. Ortodossa. Tu invece? Sono ateo. Sono cristiano. Sei cristiano tu? Sono cristiano. Tu? Sono cristiano. Musulmana. Allora qua abbiamo un bancomat da 100 euro. Prelibori stamattina, incredibile. No? Allora voi dovete scegliere, tu devi scegliere 100 euro la tua religione. Seguite questo canale e attivate la campanellina. Mamma mia, guarda, è importante o non è importante? È importante, ragazzi. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Yo, bella di Parma City, siamo con Giulia U, Nina U, Valentina. Intanto siete molto carini. Grazie. Dai, fatti vedere un po', fatti un piccolo giro. Oh, sei incredibile, no? Tu invece? Mamma mia, guarda, tu invece? Siete di Parma, vero? Sì. Parma spacca o non spacca? Spacca. Sì, sì. Spacca molto, da 1 a 10 quanto voto daresti a Parma? 8. Allora, siete caricati per la domanda? Sì. Voi, qual è la vostra religione? Che sono cristiano. Sei cristiano tu? Sono cristiano. Tu? Sono cristiano. Allora qua abbiamo un bancomat da 100 euro. Prelibori stamattina, incredibile. No? Allora voi dovete scegliere, tu devi scegliere 100 euro la tua religione. La mia religione. Ah, tu invece? La mia religione. Mamma mia, guarda. Ma perché religione? 100 euro è tanto, No, la religione. Puoi comprare con belle scarpe con 100 euro, incredibile. Ho capito, però. Non vuoi tradire la tua religione? No. Tu invece? No, perché? Sono fedele. Ma la mia religione. Ma 100 euro è tanto, vecchia. Lo so, però. Sono fedele alla mia religione. Se volete, aggiungiamo ancora 40. Abbiamo 40 qua ancora. Qua è 20, va bene, anche mettiamo 120 o la tua religione? La mia religione. Ma prendi i soldi, tradisci la tua religione, è importante? Quindi la tua religione è importante? Sì. Che senso, qual è il motivo? Puoi spiegare un pochettino? Perché non si può pagare con i soldi. Quindi secondo voi la religione è molto importante? Sì. Da 1 a 10 quanto voto daresti la tua religione? 10. 10 tu? 10. Dici tu? 10. Allora vuoi lasciare un messaggio per quelli che guardano il video? Che non dovete tradire la vostra religione per i soldi. Buona, tu invece? Penso pure io così. Dai, puoi aggiungere un pochettino. Non dovete tradire la vostra religione. Tu? Che i soldi non valgono quanto la religione. Quindi cioè, ragazzi di Parma, voi siete fieri di essere vostra religione? Sì. Boh, comunque grazie mille ragazzi. Grazie a te. Grazie. A te. Ciao. Yo, bella di Parma City, siamo con? Zineb, sei di dove? Marocco. Ma abita qua a Parma? Sì. Ti piace Parma? Sì, dai. Da 1 a 10, quanto sei fiero di Parma? 6. 6? Quindi non tanto. Non tanto. Quindi ti piace Marocco? Sì, molto. Moltissimo. Perché non torno? Devo studiare. Bella ci sta. Qual è la tua religione? Musulmana. Musulmano? Allora qua abbiamo un bancomat da 100 euro. Vedi, 100 euro prelibori stamattina. Tieni in mano. Tu, ora tu devi scegliere 100 euro la tua religione. La mia religione. 100 euro secondo me è tanto. Ma nemmeno per 1 milione cambio religione. Ma con 100 euro puoi andare a mangiare qualcosa, poi... Capisci? No. Puoi andare a comprare un bel scarpe, bei vestiti. Non mi faccio niente. Non vuoi prendere 100 euro? No. Tieni! No! Non vuoi tradire la tua regione musulmana? No. Ma perché non quale vieni motivo? Con me all'inferno te. Ah? Non vieni con me all'inferno. Vuoi lasciare un messaggio per tutti i musulmani? Seguite la vostra religione, non fatevi trasportare dalle brutte compagnie. Sì. E l'importante è avere sempre la coscienza a posto. Quindi sei fiero di essere musulmano? Molto. Molto? Troppo. Tu preghi? Certo. Ogni giorno? Sì. Quante volte? 5. 5 volte? Sì. Dalle mattina? Fino alla sera. Mattina? Quanto preghi? Dal Fajr, che sono... Sì. Fai 2 volte, più sì. L'alba, sì. Che sono 4. Ok. Poi verso l'ora di pranzo sono 4. Sì. Poi verso il pomeriggio, verso... Adesso rispetto...
la stagione cambia, sì, per il tramonto, quelle cose là, poi sì, verso il pomeriggio sono sempre 4, poi 3, poi 4 più 2 più 1. Bravo, vuoi lasciare un messaggio per la ragazzina in età come te, perché tanti non pregano, no? Non, vero, no? Non ho niente da dire, arriva, cioè nel senso è una scelta, non bisogna farlo se non viene dal cuore, nel senso che se lo fai tanto per non ha, anzi è peggio se lo fai quando non, cioè è difficile da spiegare, sì, quando magari non lo fai con una buona intenzione, lo fai tanto per far vedere che lo fai, non funziona così, lo devi fare perché ci credi davvero. Ok, ma quando tu prega cosa chiedi a Dio? Non bisogna solo chiedere, bisogna anche ringraziare. Sì. Ma tu non chiedi Dio niente, magari solo un buon marito, che non so. Ma no, ma perché alla fine ciò che è destinato a me troverà il modo di raggiungermi, però sì, nel senso è importante chiedere di star bene con la salute e basta. Ecco, sì, quello è importante. Certo. Quindi vuoi lasciare 100 euro? Quindi vuoi lasciare 100 euro? Sì, sì, tienili, non li voglio. Boh, grazie mille Zeynep di Parma, vero, no? Sì. Grazie mille. Dai, niente, almeno un saluto. Ciao. Yo, bello di Parma City, siamo con Christian. Sebastian. Piacere, bro. Avete un bel stile, eh? Grazie. Siete caricati per la domanda? 100%. Ah, 100%? Sì. Siete di dove? Traversetolo, cioè Parma comunque. Parma, come si chiama? Comune di Parma. Sì, sì. Buona tu? Comune di Parma, Colorno. Buona, siete caricati per la domanda, vero? Sì, ovvio. Qual è la tua religione? Cristiano. Cristiano tu? Cristiano. Mamma mia. Allora, qua abbiamo un banco matto da 100 euro, eh? Vedete? Allora, ora voi dovete scegliere 100 euro o vostra religione? La mia religione. Bro, 100 euro è tanto, eh? Lo so, però è la mia religione. Mamma mia, incredibile. Tu invece? Anch'io la religione, sì, la religione. In religione, dai, vieni avvicinare un po'. Ma perché? Qual è il motivo? Vieni qua. Puoi spiegare un pochettino, no? Perché comunque mi potrebbe servire la mia religione un giorno. Ma bro, con 100 euro puoi comprare belle scarpe, eh? Però dopo c'ho solo le scarpe e basta. Bro, ti invece perché? Qual è il motivo? Perché non si deve tradire la propria religione. Ma anche con 100 euro poi... Neanche hai con 1000. Hai davvero? Sì, neanche puoi con puoi comprare belle scarpe per la tua fidanzata, no? Sì, belle, ma non regali. Gli serve. Alla mia fidanzata serve la religione, quindi no. No? No. Vuoi lasciare soldi qua, bro? Sì. Ma siamo in centro, c'è un sacco di bar sono aperti, tu puoi portare la niente. Tua ragazza la al bar per andare a bere qualcosa. La mia religione è tutta la vita. Tutta la vita? Tutta la vita. Vuoi lasciare un messaggio per tutti i cristiani? Mi raccomando, cristiani, siate fedeli e non tradite mai la vostra religione, forza Foggia! Mamma mia, incredibile, tu invece? Anch'io dico di non bestemmiare solo nei momenti del bisogno. Mona, comunque grazie mille ragazzi. Prego. Grazie. Niente, di niente. Yo, bello di Bolzano City, siamo con... Danish. Danish, di dove sei? Sono dal Pakistan. Ma abita qua a Bolzano? No, abito a Salorno, però provincia Bolzano. Buona, ci sta. Che fai qua a Bolzano City oggi? Oggi weekend, un po' giro con amici, mangiare qualcosa. Guardare un po' di belle ragazze. Ah, un po' di belle ragazze per guardare in giro. Sì. Sei caricato per la domanda di fuoco? Sì. Allora la domanda di oggi è molto semplice, abbiamo un bancomat da 100 euro qua, ti faccio vedere, no? Sì. Prelievo di stamattina, che regione siete? Io sono musulmano. Allora, ora tu devi scegliere 100 euro o la tua religione musulmano? 100 euro. Ah? 100 euro? No. Vuoi tradisci scherzo. La tua religione? No, dai, scherzo, io non lascio la mia religione. Se anche tu mi dai 1000 euro, sì. 1000 euro, più di 1000 euro, io non lascio la mia religione. Ma qual è il motivo? Perché io ho nato il mio ragione, sì. Sono nato in una casa di musulmano. Sì, ma se tu prendi 100 euro puoi comprare con scarpe, eccetera, un orologio, così, collane, no, che spaccano questa di brutto. No, questa non è giusta, perché ho nato in una casa di musulmano, come ha detto mio genitori. Questa tutte le robe dare a Allah. Sì. Sempre dare Allah, i soldi, tutto dare Allah. Se tu non hai lavoro, non hai niente, sì. E ti dare aiuto Allah.
questa è la religione musulmana. Noi crediamo per Allah. Costare tutta la roba, i soldi, tutti i vestiti, dare Allah. No, no. 100 euro, bello, no, no, 100 euro. Neanche tu mi dai questo telefono, no. Io non lascio. Mamma mia, incredibile. Ma tu sei quindi proprio sei fiero di essere musulmano? Fiero di. Tu preghi? Sì, alhamdulillah, 5 volte al giorno. 5 volte al giorno? Sì. Mattina, pomeriggio, sera? Sera, anche Ramazan ho fatto. Vuoi lasciare un messaggio per tutti i musulmani? Sì. Anche se vuoi parlare arabo, ma ci sta. Ah, sì. Quelle che persone dicono qua, che italiani dicono Dio buono, Dio cane, qualcosa, però noi non credo Dio, noi credo Allah sempre, perché il 99 nome di Allah, non è scritto neanche una parola Dio, non esiste Dio, solo 99 nome di Allah, sempre Allah, non Dio, questa è la mia... Va bene, grazie mille. Grazie. Quando vuoi lasciare 100 euro? No, dai, io ti do 100 euro, tu lasci tua ragione. No. Va bene, bro. Io, bella di Parma City, siamo con? Asia, e tu? Elisabetta. Oh, Elisa? Betta. Mamma mia, intanto siete molto carini. Grazie. Dai, fatti vedere, fai un piccolo giro così. Oh, sei incredibile, tu invece? Fatti vedere un po'. Mamma mia, guarda, siete di Parma, no? Siete di Parma? Sì, sì, io sì. Tu? Sì. Allora, qual è la vostra religione? Ortodossa. Ah? Ortodossa. Tu invece? Sono atea. Allora, qua abbiamo un bancomat da 100 euro, ma ti faccio vedere subito. Allora, tu devi scegliere 100 euro la tua religione? La mia religione. Ah, perché? Perché la mia religione vale più dei soldi. Mamma mia, è incredibile. Tu invece? I soldi. Quindi vuoi tradire la tua religione? No. Sono alta, quindi... Tu devi scegliere una 100 euro o la tua religione? 100 euro. 100 euro? Ma ci perché qual è il motivo? Però, Perché qual è il motivo? Sono atea, non credo. Non credi la tua religione? Perché puoi spiegare un pochettino che senso? Non so spiegarlo. Dai, perché tu vuoi scegliere con la tua religione, puoi spiegare un pochettino? No, perché ognuno, cioè nel senso, devi volere di più, cioè devi andare più per la religione che i soldi, cioè li puoi prendere quando cavolo ti pare, cioè invece la religione, cioè l'hai e basta, non la puoi cambiare. Quindi vuoi lasciare un messaggio per il tuo collega? No. Di tua religione? No. Amate la vostra religione e basta, punto. Tu invece? Perché già tu hai già tradito, quindi ne vuoi prendere 100 euro? Sì. Follow? Yes. Abbonatevi e like, ragazzi, like. Anche in tedesco. Ciao. Folgen, abonnieren und like da lassen. Yeah, man. Yeah. Ciao. Yeah. I'm a hustler, baby. I'm a hustler, baby. I know heartbreaks, setbacks. Bitch, if I crap out, I'm sure I'ma get.